Video recensione in 60 secondi di HP Chromebook 11 G2, praticamente il primo Chromebook ad arrivare in Italia. Design. Decisamente giovane e interessante, rischia di essere un po' sottovalutato. I materiali utilizzati sono davvero ottimi. Display. Pannello da 11,6 pollici, TFT con retroilluminazione LED. Risoluzione abbastanza buona, nessun problema particolare, tranne quello della riflessione della luce che è un po' eccessiva. Batteria. Nessuna sorpresa particolare, si parla di circa 6 ore di autonomia ad un utilizzo light, 3,5 circa per un utilizzo un po' intenso. Software e hardware. Il chipset è rappresentato da un processore un po' datato, si parla del Samsung Exynos 5, però non è affatto male, le prestazioni sono buone, il sistema operativo è molto leggero ed è basato soprattutto sul web, quindi per quelle persone che navigano su internet e non per chi vuole seguire client standalone. Lo storage è di soli 16 GB, non è espandibile, però Chrome OS si basa soprattutto sul clouding, quindi nulla di nuovo. Multimedia. Le prestazioni audio sono molto interessanti e non possiamo dire lo stesso per quelle video, che soprattutto nell'utilizzo di player web hanno qualche problema. Per la recensione da un minuto del nostro HP Chromebook 11 G2 era tutto, sottilissimo, molto portabile, facile da utilizzare. Gli abbiamo dato 4 stelle su 5, mezza in più per il coraggio di HP di aver commercializzato appunto questa scelta nuova che è Chrome OS all'interno del suolo italiano. Se il dispositivo vi ha incuriosito e volete leggere la recensione completa o guardare la video recensione, trovate il link in descrizione. Per readball.com, Claudio Carelli.